una partita che avremmo voluto affrontare sicuramente con più morale, perché dopo le due vittorie consecutive volevamo fare meglio sicuramente contro il Belupo, e invece questa sconfitta ci ha messo in una situazione di essere un po' delusi, e quindi bisogna affrontarla con uno spirito simile a quella come abbiamo affrontato sia il Gorica che Locomotiva. Purtroppo non attraversiamo un buon momento per quello che riguarda squalifiche, per quello che riguarda anche qualche infortunio, qualche assenza, e quindi non è il momento migliore. Però devo dire che fino alla partita di domenica passata avevo visto una squadra in crescita, al di là delle assenze, al di là delle condizioni fisiche generali. Quindi, ripeto, sono rimasto sorpreso perché mi aspettavo una partita diversa domenica. Allora mi auguro che sia solo un passaggio vuoto e che la squadra riprenda quello stato mentale e fisico che era, diciamo, delle ultime tre settimane. Questo è un video che također dolazi iz Hrvatske. Si vede che l'allenatore è di quella scuola, quindi è una squadra molto organizzata in tutte le situazioni, quindi gioca a calcio, cioè gli piace molto giocare la palla, è organizzata nelle situazioni di palle inattive, e quindi è una squadra di cui avevo sentito parlare bene. Vedendola nel video ho avuto questa conferma. Ci siamo Istru da su dosta dobra ekipa što se tiče kombinatorike i načina igre, ništa, svjesni su gdje oni dolaze, mi smo svjesni da je ovo naša kuća, naš dom, i da se tu trebamo postaviti kao dominantni i jednostavno težiti boljoj igri i normalno povoljnom rezultatu. Spremili se jesmo, analizirali smo ih, još ćemo proći par sastanaka što se tiče naše igre i njih, da utvrdimo gradivo kako se kaže, ali eto, dolazimo u našu kuću spremni.